Elisa, vorrei fare qualcosa per le persone adesso che sono a casa, un tutorial. Cosa potremmo fare? Non lo so. Cosa potremmo fare? Idea! Potremmo fare il sapone! Fantastico, Elisa! Allora, facciamo questo video, facciamo un bel sapone fatto in casa, che così aiutiamo le persone. Però non possiamo mostrare la tua faccia. Come facciamo? Oh, io ho un'idea! Buongiorno a tutti! Oggi vi faremo un sapone! No, così mi fa un sacco mal di schiena. Però sai cosa può fare questo? Ok, allora oggi faremo un sapone con quello che troviamo in casa, nelle nostre dispense, oppure nei negozi di alimentari, oppure in qualsiasi negozio online. Useremo dell'olio d'oliva, dell'olio di cocco. E le caramelle? No, le caramelle no. Dell'olio di castoro. Castoro. Del castor oil. Del burro di karité e il cioccolato. Oh. Della soda caustica, della maizena e gli oli essenziali per dare una profumazione al nostro sapone. La ricetta la trovate qua. Materiale: cosa ci serve per fare il nostro sapone? Ci servono due pentolini, uno più piccolo e uno più grande. Quello più piccolo dove faremo avvenire la nostra reazione di saponificazione e quello più grande dove metteremo a scaldare il pentolino più piccolo a bagnomaria. Un termometro, potete usare un termometro come questo oppure un qualsiasi termometro che usate in cucina a penetrazione, quello per l'arrosto per intenderci. Il mix a immersione serve per miscelare il nostro sapone per fare avvenire la reazione di saponificazione. Dei recipienti che devono essere in vetro, in metallo, sicuramente non possono essere in alluminio perché la soda caustica che useremo per far avvenire la saponificazione corrode l'alluminio. Una pellicola alimentare, un bilancino da cucina. Io userò una bilancia normale da cucina più anche una bilancina di precisione per gli oli essenziali, tuttavia non è obbligatorio, possiamo andare anche a contare le gocce del nostro olio essenziale. E infine uno stampo dove noi metteremo a riposare il nostro sapone. Noi abbiamo utilizzato un recipiente delle patatine, delle famose patatine, che abbiamo tagliato il fondo perché è di alluminio e abbiamo sigillato il tappo in modo tale che il nostro sapone diventerà un cilindro. Ma papà, perché il fondo in alluminio si doveva tagliare? Perché la soda caustica che useremo per fare la saponificazione corrode l'alluminio. Ah, okay. Non ultima la sicurezza, noi andremo a utilizzare della soda caustica che è una sostanza molto corrosiva e quindi bisogna assolutamente che ci sia un adulto a supervisionare le operazioni di saponificazione e devono essere indossati guanti e occhiali. Abbiamo prepesato le materie prime, abbiamo l'olio d'oliva 175 grammi, un qualsiasi olio d'oliva extravergine va benissimo, non serve che sia di qualità eccessa, noi abbiamo speso 3 euro al supermercato. L'olio di cocco sono 35 grammi, anche questo lo trovate al supermercato o in qualsiasi negozio online. Il burro del karité è 24 grammi e mezzo, questo lo trovate in supermercato nel reparto cosmetico, l'importante è che sia puro, non addizionato, oppure online. Il castor oil 10 grammi e mezzo e questo lo trovate in farmacia o anche online. Ma è veramente olio di castoro? Sì, prendono i castori, li spremono finché non faranno l'olio. No, il castor oil è l'olio di ricino. Oli essenziali, noi abbiamo utilizzato dell'olio essenziale di lavanda e di eucalipto.
sono 7 grammi e mezzo in tutto. 7 grammi di maizena che utilizzeremo per miscelare, dove misceleremo gli oli essenziali, i 70 grammi di acqua e 34 grammi e mezzo di soda caustica. Prima di tutto prepariamo il nostro stampo per il sapone. Come detto, abbiamo utilizzato il recipiente delle famose patatine, a cui abbiamo tagliato il fondo in alluminio per evitare che questo reagisca con la soda caustica, a cui abbiamo sigillato il fondo in plastica. Ora avvolgeremo lo stampo nella pellicola da cucina in modo tale che il sapone liquido, quando verrà versato all'interno dello stampo, il sapone non fuoriesca. Vai Lisa. E guarda, stampo pronto. Poi prepariamo già gli oli essenziali, già prepesati su un bicchierino, e la maizena. Quindi al viso butti l'olio, gli oli essenziali dentro la maizena. Pian pianino. Ok. E mescoliamo fino a omogeneità. Questa operazione non è obbligatoria, ma è consigliata affinché il sapone mantenga il suo profumo nel tempo. Ora faremo la premiscela degli oli. Olio d'oliva, questo. L'olio d'oliva sarà la base del nostro sapone, ricco di trigliceridi dell'acido oleico, molto delicato sulla pelle. L'olio di cocco serve a dare durezza al nostro sapone. La miscela può essere fatta tutta quanta insieme, non c'è problema. Il burro di karité che dà emollienza al nostro sapone. E il nostro olio di ricino, che anche questo serve a dare un po' di durezza al nostro sapone e di stabilità. Mescoliamo un pochettino assieme. Ok, e siamo pronti a scaldare gli oli. Ora misceliamo la soda caustica all'acqua, sempre buttare la soda caustica nell'acqua e mai viceversa per evitare degli schizzi. E si mescola fino a omogeneità. La temperatura salirà ora fino agli 80 gradi. Alto! Bene, abbiamo messo a bagnomaria i nostri oli e aspettiamo di raggiungere i 45 gradi. Ora che abbiamo sciolto completamente tutti i burri, misuriamo la temperatura. Okay. Siamo giusti a 45 gradi e togliamo l'olio dal fuoco. Quando entrambi, sia la soda caustica che i nostri oli, sono a 45 gradi, versiamo la soda caustica all'interno degli oli. Mi raccomando che sia un adulto a farlo.
mescoliamo un pochettino. E dopodiché utilizziamo il mini pimer, il mixer a immersione. Dobbiamo mescolare finché non si raggiunge una consistenza che si chiama nastro, ovvero il prodotto diventa un po' viscoso. Okay. Non esagerate troppo, perché altrimenti non riusciamo più a inserire il sapone all'interno del nostro stampo. Come vedete, la consistenza è quella giusta. Inseriamo in questo momento gli oli essenziali. A questo punto non serve più utilizzare il mixer, ma basterà soltanto mescolare con il cucchiaio. Prendiamo il nostro stampo e dai il vise. E lo versiamo all'interno. Ok. E il sapone è fatto. Adesso lo copriamo con un altro po' di pellicola e lo lasciamo riposare per 24-48 ore. Ok, sono passate le 24 ore e procediamo ad aprire il sapone, che è bello solido. Sapone estratto, quindi abbiamo fatto il nostro cilindretto di sapone. Come avete visto, noi abbiamo ancora i guanti, perché a questo punto il sapone è ancora un po' caustico, quindi attenzione, usate sempre i guanti. E ora procediamo a tagliarlo. Noi faremo delle fettine di circa 3 cm. Abbiamo fatto 4 saponette. E ora, se vogliamo personalizzare il nostro sapone, un timbro leggermente oleato con dell'olio d'oliva, Casa Prodeco. Ed ecco, abbiamo finito il nostro sapone. Adesso questo dovrà riposare almeno 40 giorni in un posto asciutto e ventilato, e poi potrete godere del vostro sapone di Casa Prodeco. Ok, quindi abbiamo visto come praticamente si produce un sapone, ma qual è la reazione chimica alla base di questo processo? La reazione chimica è un'idrolisi basica di un trigliceride per produrre il corrispettivo sale sodico, il sapone appunto. Come vedete dalla reazione, il trigliceride reagisce con la soda caustica per produrre appunto il sale sodico, che più propriamente è un carbossilato, e glicerolo, la comune glicerina. Questo per introdurre un concetto molto importante. Infatti, ogni olio ha il suo numero di saponificazione, ovvero la sua quantità di base necessaria per procedere alla reazione di saponificazione. Questo per dirvi che la ricetta che noi vi abbiamo mostrato deve essere seguita al grammo. Perché?
perché appunto essendo ogni olio caratteristico con la sua distribuzione di catena di trigliceridi, ognuno sarà caratterizzato dal suo numero di saponificazione. Quindi se si cambia la miscela di olio, cambierà anche la quantità di soda caustica che viene utilizzata per la saponificazione. E questo è un concetto molto importante, perché se si sbaglia questa quantità di soda caustica, è possibile che il sapone diventi pericoloso. Per portare un esempio concreto, il numero di saponificazione dell'olio d'oliva che noi abbiamo utilizzato nel nostro sapone in maggioranza è di 134 mg di soda caustica per saponificare un grammo di olio d'oliva. Quindi, a rigor di logica, noi dovremo andare a calcolare per ogni miscela di olio che noi utilizziamo il numero di saponificazione globale di questa miscela. Si può fare? Sì, si può fare tranquillamente dal punto di vista matematico e chimico, ma ancora più facilmente si può utilizzare uno strumento che si trova banalmente online, che fa il lavoro al posto nostro. A titolo di esempio riporto questo sito, Soap Making Friend, che a mio avviso è fatto molto bene, che aiuta a calcolare le giuste quantità di base di soda caustica per procedere poi alla saponificazione per il nostro sapone fatto in casa. In questo sito, nell'intestazione si indica il nome della ricetta, in questo caso Casa Prodeco. Nella prima parte si indica la base che si vuole utilizzare per la saponificazione. In questo caso vogliamo un sapone solido, quindi useremo l'idrossido di sodio, la soda caustica. Nella seconda parte si seleziona l'unità di misura, in questo caso i grammi, la quantità di liquido espresso come rapporto tra acqua e base, in questo caso 2:1, e la quantità di grasso libero. Questa quantità può variare tra il 3 e l'8%. Il sito raccomanda un 5% del corretto, un 8% renderebbe il sapone un pelino un po' troppo unto, mentre con il 3% si rischia che ci sia della base libera e quindi il sapone potrebbe diventare pericoloso per la sua alcalinità libera. Nella quinta parte invece si seleziona la ricetta vera e propria. In questo caso l'ho già impostata a priori per risparmiare un po' di tempo. Noi abbiamo utilizzato l'olio d'oliva, i 175 grammi, l'olio di cocco, i 35, il burro di karité, 24,5 grammi, e l'olio di ricino, 10,5 grammi, per un totale di 245 grammi di oli. Se abbiamo degli additivi supplementari, si possono inserire in questa sezione. Per esempio, un consiglio che posso dare io è magari utilizzare un 10 grammi, un 15 grammi per chilo di zucchero, che potrebbe aumentare la quantità di schiuma del sapone stesso. E infine la fragranza. Noi abbiamo utilizzato degli oli essenziali e più o meno ci siamo tenuti al 3%, che è anche la dose raccomandata dal sito. L'output del sito è una ricetta per quale in percentuale e in grammi, le caratteristiche, quindi quanto ci siamo appena detti, più la quantità totale, i 350 grammi circa di sapone totale, e in più la distribuzione delle catene degli acidi grassi all'interno del sapone e le sue proprietà, quindi la quantità di schiuma che può fare, capacità pulente, la capacità condizionante, la durezza, la cremosità, il numero di iodio e i saponificabili, con l'output del grafico. Sinceramente lo trovo uno strumento molto facile e intuitivo per non sbagliare a costruire una formula del sapone fatto in casa senza incorrere in inutili rischi per la salute. E con questo noi abbiamo finito. Un grande ciao da Paolo e da Alvise! Ciao! Ciao!